E adesso vado da Ermal, meta, terzo classificato al Festival di Sanremo. Sei lontano da me. Mm-mm. Ciao Ermal. Ciao Mara. Dove sei di bello? Sono a casa. A Milano, dove sei? Non so. A Milano, sì. Ah, a Milano. A Milano. Eh già, perché adesso non ci possiamo neanche, adesso comincia la zona rossa, per cui diventa molto difficile anche incontrarci. Allora, ma io ti volevo incontrare di persona. Ma pure io, ma hanno detto che tu non hai voluto venire. Ma va, non posso, siamo in zona rossa qua. Però la zona comincia domani, potevi anche venire oggi da me. Tesoro, io non vedevo l'ora di venire da te. Allora quando puoi, appena si può, vieni. Subito. Perché oggi abbiamo avuto Sileri, abbiamo parlato tanto di questo. Penso che dovrebbe durare 2 settimane, non di più. Sì, 2-3 forse. E allora mi fai la promessa che appena tu puoi arrivare qui a Roma vieni in studio la domenica in? Promesso, promesso, strapromesso. Sai che ci tengo molto, abbiamo avuto sempre degli incontri molto belli e molto speciali quando sei venuto qua, molto intensi, anch'io. Di grande empatia. Allora, intanto complimenti per l'esibizione. Grazie. Tu a Sanremese, tu non ti puoi esibire qua, la mando subito. Grazie. 1 milione di cose da dirti. Senza nome io, senza nome tu. E parlare finché un nome non ci serve più. Senza fretta io, senza fretta tu. Ci sfioriamo delicatamente per capirci un po' di più. Siamo come 2 stelle scampate al mattino. Se mi resti vicino non ci spegne nessuno. Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. Ti ho presa sulle spalle e ti ho sentita volare. Con le mani nel fango per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro. E mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei 1 milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed 1 milione di cose da dirti, ma non dico niente. Ma non dico niente. Il tuo viaggio io, la mia stazione tu. E scoprire che volersi bene è più difficile che amarsi un po' di più. È la mia mano che stringi, niente paura. E se non riesco ad alzarti starò con te per terra. Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanali. Ce li faremo bastare, ce li faremo bastare. Con le mani nel fango per cercare il destino. Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro. E mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei 1 milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed 1 milione di cose da dirti, solo 1 milione di cose da dirti. Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale. E senza dirlo a nessuno impareremo a volare. Vita inconsapevolmente. Avrei 1 milione di cose da dirti, ma non dico niente. In un mare di giorni felici annega la mia mente. Ed 1 milione di cose da dirti. Sei soddisfatto? Io sono felicissimo, Mara. È andata veramente da paura. Meglio di così non si poteva. E tu hai detto, io ho voluto raccontare una storia molto semplice. Un pezzo molto semplice, certo. Ispirato proprio dal momento e dal tuo cuore.
Assolutamente sì, sai, a volte le canzoni ci metti tanto a scriverle perché ci metti tanto a inglobarle dentro di te. Poi la scrittura pratica della canzone avviene veramente in pochi minuti. Questa canzone probabilmente è maturata dentro di me per un po' di tempo e poi sono bastati 10 minuti per farla uscire fuori. Come dice qualcun altro, le canzoni esistono già da qualche altra parte. A un certo punto scendono, ti attraversano e vengono fuori. E meno male che questo è avvenuto, insomma. Senti, Erma, il momento più bello è la domanda che ho fatto già, il momento più bello o il momento più brutto a Sanremo? Se c'è stato un Allora, momento momenti brutti non ce ne sono brutto. stati. Vedi, lo Il sapevo. momento più bello. Esatto, no, è stato un Sanremo bellissimo per me. La domenica mentre ero in macchina e tornavo a casa, veramente mi trovavo a 1 metro da terra perché non mi aspettavo niente di quello che è successo, sinceramente. Il momento più bello è stato quando mi hanno detto che, insomma, avevo vinto il premio Bigazzi come Beh, miglior composizione. E certo. naturalmente questa cosa mi ha riempito di un immenso orgoglio. Tra l'altro ho ricevuto anche un messaggio da parte Della della signora moglie, Bigazzi. della signora Sì. che saluto. Ci sarebbero La tante saluto cose da anch'io. dire del grande Bigazzi, magari ne parleremo. Senti, è uscito Tribù Urbana, quando è uscito? È uscito il 12 di marzo ed è praticamente un successo fino ad ora, è al primo posto della classifica di vendita dei dischi e sono strafelice perché neanche, insomma, neanche questo è un risultato scontato, soprattutto di questi tempi. Tempi in cui la musica sembra avere un ruolo probabilmente minore di importanza perché per tutto quello che stiamo vivendo, per tutto quello che stiamo attraversando. Sono molto felice che questo sia, che stia avvenendo tutto questo e naturalmente mi fa sperare che Che ne presto tutto usciremo meglio. ritornerà. Presto, oggi il viceministro Sileri ha detto siamo a un miglio. E io spero che questa fine di questo miglio arrivi presto e alla fine di questo miglio, quando saranno, ci si potrà muovere, ti aspetto qua in studio. La prima uscita è Volentieri, da zia arriverò. Mara, eh? La prima uscita è qua da me. Promesso, Un promesso. bacio grande, un bacio grande. Ciao. Ciao Ermal.